come Scola, come Ratzinger, Bagnasco e compagnia. Ma loro stanno lavorando per distruggere la società civile. Va bene, ma allora scusate, in che mondo vive? Come concepisce il mondo la persona che pratica stregoneria? Vogliamo un attimino a cercare di capire questo. E ve lo leggo da una risposta breve, tutto sommato, giusto come terzo documento, che ho dato a una persona che mi faceva delle domande. Come concepisce il mondo in cui vive chi pratica stregoneria? Le domande più frequenti che sorgono quando si pensa alla stregoneria sono: esistono mondi diversi da quelli in cui viviamo, tipo il mondo degli spiriti o il mondo degli dei? Se sì, che mondi sono i mondi degli stregoni? Se no, come gli stregoni vedono il mondo? Queste sono le domande che mi arrivano spesso anche in internet. La risposta alla prima domanda è: non esistono mondi diversi da quello in cui viviamo. Esiste solo il mondo in cui viviamo. Per uno stregone, gli oggetti del mondo, gli esseri della natura, le tensioni del mondo, gli stessi geni della catena del nostro DNA sono degli dèi. L'uomo comune vive immerso in oggetti senza anima né intelligenza. Lo stregone vive immerso in un universo di dei, un universo di intelligenze che progettano su tempi e intenti diversi da quelli degli esseri umani. Quando la ricerca scientifica, con i suoi mezzi spesso cruenti, scopre che le formiche contano i passi e calcolano le distanze insegnando ad altre formiche percorsi, tempi e modi per portare a termine i loro intenti, l'uomo comune si stupisce della scoperta. Si meraviglia che un cervello così piccolo possa svolgersi delle funzioni che egli attribuisce solo a se stesso. Uno stregone non si stupisce. La formica è un dio che per milioni e milioni di anni ha trasformato se stessa, affrontando con volontà e determinazione le scelte della vita. Perché dunque non riconoscere l'intelligenza? La formica è formata da un crogiolo di dei, un crogiolo di intelligenze progettuali che mentre progettano se stessi, progettano anche le strategie di vita della formica, come di ogni altro essere della natura. Mentre l'essere umano comune è separato dagli oggetti del mondo, che considera muti, senza intelligenza e a sua disposizione, gli ha dato il suo Dio, lo stregone riconosce negli oggetti del mondo l'intelligenza, il progetto e lo scopo che stanno dentro di lui, anche se quei progetti, intenti e scopi sono generati per finalità diverse, diversi adattamenti, rispondono a tempi di attuazione diversi. Così mentre l'uomo comune è costretto a restringere la sua visione del mondo al fine di far funzionare la sua logica, che la scienza faticosamente tenta di allargare, lo stregone vive nel mondo delle intelligenze, che riconosce come fenomeni intelligenti con progetto e scopo, che agiscono nel mondo per i loro fini. Così per l'uomo comune il mondo è muto, in quanto l'uomo comune ha ucciso le voci degli dèi dentro di sé. Mentre per uno stregone il mondo è l'immenso campo di battaglia davanti alle mura di Ilio, in cui gli dèi combattono la loro battaglia e gli esseri della natura sono invitati ad unirsi a loro nella costruzione del futuro della vita. Gli stregoni sono coloro che accettano l'invito. Dal momento che l'uomo comune non si è attrezzato per affrontare in maniera coerente il mondo in cui vive, il suo ruolo si riduce quasi sempre a preda in un mondo di predatori e qualche volta a tiranno che si compiace di condurre gli esseri umani al macello della vita dopo essersi eletto a buon pastore. Ed è un modo diverso di concepire la vita fra quello che è, diciamo, l'uomo comune e quello che è il cristianesimo e quello che è la stregoneria. Mentre,
Per il cristianesimo la vita non è altro che un atto continuo di sottomissione al Dio padrone, per il pagano politeista la vita è un campo di battaglia in cui si affrontano le contraddizioni, si affrontano i problemi, si manifestano i propri bisogni, si affronta anche chi tenta di negarti i bisogni e espandi continuamente te stesso in una relazione continua fra noi e il mondo in cui viviamo. E questo modo di vedere la vita, che è proprio della stregoneria, è un modo che la scienza sta riscoprendo un po' alla volta. Io qui ho un articolo sotto mano che è in un minuscolo verme marino, l'antenato del nostro cervello. La scoperta: anche gli invertebrati avevano un sistema nervoso. Ci voleva testa per sopravvivere nel mondo primordiale. E se l'uomo è l'animale più dotato dal punto di vista cerebrale, l'articolo è della Repubblica di martedì 3 luglio 2007, ora emerge che anche i suoi antenati, che vivevano in fondo al mare centinaia di milioni di anni fa, erano dotati di un sistema nervoso. Un gruppo di ricercatori dell'European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg ha appena scoperto che un piccolo verme acquatico, apparso sul pianeta 400 milioni di anni fa, nel suo piccolo sapeva elaborare dei ragionamenti. Le loro osservazioni sono ora pubblicate su Cell. Questo sistema nervoso, anche se rozzo e primitivo, rappresenta la più antica forma di cervello mai osservata in un essere vivente. Più che di ragionare, il minuscolo Platinereis Dumerilli era capace di percepire i mutamenti climatici e adattarvisi, dando per esempio il via alla stagione riproduttiva. Questi animali sono dei fossili viventi, spiega Datlev Arendt, il ricercatore che ai Platinereis ha dedicato il lavoro di una vita. Pur raccontando una storia vecchia di centinaia di migliaia di anni, questi invertebrati si trovano ancora oggi nelle acque marine, a pochi metri di profondità. Finora i biologi erano convinti che solo i vertebrati, anfibi, rettili, uccelli, pesci e mammiferi, fossero dotati di un sistema nervoso centrale. Questi animali si sono separati dagli invertebrati circa 600 milioni di anni fa. La loro caratteristica è uno scheletro solido che protegge il sistema nervoso. Il loro cervello, da un lato, registra i segnali provenienti dall'ambiente, temperatura, luce, presenza di predatori, e dall'altro mette in atto la reazione più adatta, modificando il metabolismo, spostandosi. Il Platinereis, pur essendo un invertebrato, ha il corpo pervaso da fibre nervose. Il suo cervello primitivo percepisce la quantità di luce dell'ambiente, e quindi la stagione dell'anno, attraverso gli occhi e stimola la riproduzione dell'ormone vasotocina, che predispone l'organismo alla riproduzione e regola il livello di acqua nel corpo. Una funzione simile negli animali superiori è svolta dall'ipotalamo, regione profonda e antica del cervello, che regola la produzione di ormoni, controlla la crescita, il metabolismo e la riproduzione. I ricercatori hanno messo a confronto lo sviluppo embrionale del verme marino con quello del pesce zebra, un vertebrato. Abbiamo notato delle similitudini sorprendenti nella formazione del sistema nervoso, similitudini che non potevano essere frutto del caso, spiegano. Con il tempo le cellule sensorie degli invertebrati, molto simili ai neuroni, si sarebbero raggruppate fino a formare un cervello vero e proprio. Nell'uomo gli strati di cellule nervose si sono sovrapposti, dando vita alla specie con il massimo rapporto tra volume del corpo e volume del cervello. Ma nella sua complessità anche il cervello umano sarebbe stato
sarebbe nato da un semplice filamento di cellule e capace di percepire luce del giorno. Abbiamo sempre immaginato il cervello come un organo capace di processare informazioni non troppo dissimile da un computer, conclude Arendt. Oggi sappiamo che la natura del cervello è quella di un organo sensorio e che il suo compito è stato quello di rispondere agli stimoli dell'ambiente fin dai primordi del suo sviluppo. Pertanto, quando noi vi diciamo che gli stregoni riconoscono il mondo fatto da intelligenze, perché ciò che viene manifestato dagli oggetti del mondo è un grumo che si chiama emozioni. E le emozioni, sono il primo momento della storia, sia dell'evoluzione della vita sia dell'embrione, con cui crea quello stato di empatia fra sé e il mondo. Noi abbiamo degli accenni di empatia anche qui, quando ci dice che questo animaletto riesce, si modifica in base alla luce, in base alla temperatura, si modifica in base all'ambiente, cioè modifica se stesso e si predispone ad agire in un certo modo, non è altro che la relazione empatica che c'è fra sé e il mondo. Ora, io gli do atto alla scienza di aver individuato queste due o tre cose, ma in realtà la cosa è estremamente più vasta, perché quella che è la percezione dell'ambiente dei viventi è estremamente complessa. Soltanto noi, attraverso la ragione, abbiamo la necessità di individuare la forma, e attraverso la tipologia del cervello che ci siamo dati come esseri umani abbiamo la necessità di mettere tutte le informazioni che abbiamo dentro il nostro cervello per poter elaborare. Ma questo è un sistema che ha la vita, non è il sistema della vita. Naturalmente tu le informazioni, anziché metterle dentro il cervello, le puoi avere fuori dal cervello. Le puoi avere fuori, per cui non ti serve un cervello grande, ti basta semplicemente prenderle ogni volta che ti servono, cioè sapere dove andare per prenderti l'informazione. E questo è il metodo che hanno di lavorare quelli che hanno, gli esseri della natura, che hanno cervelli molto piccoli o cervelli molto elementari, cervelli che possono essere riassunti con l'amigdala, con l'ipofisi, col midollo spinale, cioè con quelle che sono le cose più elementari e le prime cose della vita, che poi sono sempre reticolati neuronali, sono sempre reticolati sinapsi, sono sempre collegamenti di sensori che portano il soggetto, ogni soggetto, ad adattarsi al mondo. Il problema è che più hai immagazzinato dati, in realtà il mondo è estremamente complesso, per cui il cervello deve continuamente modificarsi proprio per continuare ad accumulare dati rispetto al mondo. Ma se tu sai vivere nel mondo, non hai la necessità di accumulare tutti quei dati. È solo la ragione che si è sviluppata nei mammiferi, che richiede un cervello più complesso perché deve immagazzinare dei dati. Ma se tu riesci a tornare a pensare con la tua parte interna del cervello, non hai più necessità di immagazzinare tutti quei dati. Però chiaramente la ragione costruisce delle barriere fra ciò che è la parte esterna del cervello e la parte interna, per cui la tua amigdala, il tuo midollo spinale funzionano sulle emozioni fondamentali e funzionano a pieno regime là, nel momento stesso in cui la ragione sparisce. Per esempio, noi come pagani abbiamo una grande divinità, una divinità che dal mio punto di vista è stata anche sottovalutata nel mito, cioè il mito ce l'ha trasmessa in maniera povera rispetto a ciò che è, ed è Afrodite. Cioè Afrodite, la figlia di Urano stellato, colei che nasce dal pene di Urano stellato. Voi pensate che Urano stellato sono le coscienze di ogni stella dell'universo? Ebbene, ogni stella dell'universo dà il suo contributo affinché nasca la vita sulla Terra. Più che contributo, diciamo, dà la sua condizione, e la condizione della vita è Afrodite. Qualunque forma di vita nasca è Afrodite, ma Afrodite
è colei che costruisce le relazioni dei soggetti attraverso le emozioni nel mondo. E noi come esseri umani come facciamo a conoscere quella che è la fusione delle emozioni di noi soggetti con il mondo, che abbiamo la ragione e che dobbiamo descrivere gli oggetti? C'è un momento che appartiene a tutti gli esseri umani, a tutti, sì, a tutti gli esseri umani, so che a qualcuno probabilmente si dimentica dell'esistenza di Afrodite, che è il momento dell'amore, il momento dell'innamoramento, il momento dell'orgasmo. In quei momenti tutta la ragione viene spazzata via. Quando un individuo si innamora, non vede più i difetti dell'altro, vede solo le cose piacevoli dell'altro, vede solo tutto ciò che lui desidera nell'altro. Quando c'è l'innamoramento, tutti i tabù vengono spazzati via, vengono cancellati. Dopo, quando l'innamoramento passa, esiste una relazione che è quotidiana, allora una volta che l'innamoramento passa nel sottofondo, allora si cominciano a vedere anche i difetti nell'altro. Quando si ha letto, si fa l'amore, quando si hanno orgasmi, non si pensa ai difetti dell'altro. In quel momento la ragione tace e noi siamo tutti travolti dalle emozioni. Per cui Afrodite è l'essenza stessa dei viventi ed è la condizione per cui c'è la vita. Se voi vi aprite un dizionario di psicologia, andate alla parola emozione, vi dice che l'emozione è quella tensione che stravolge lo stato del presente della vita e la riorganizza su un altro piano. Cioè ogni volta che le persone si emozionano, non fanno altro che cambiare e modificarsi anche in termini vegetativi. E l'emozione è la condizione attraverso la quale gli esseri hanno costruito tutta l'evoluzione e tutta la diversificazione delle specie. Questo, tenetelo ben presente questo. Cioè Afrodite è un gigante, una divinità fondamentale. E vi ricordo una cosa, che Afrodite è sorella delle Erinni. Anche le Erinni, le Furie, nascono dal sangue di Urano stellato. E provate a pensare alle emozioni Afrodite che vi travolge, che travolge le persone nelle relazioni con l'altro. E provate a pensarvi voi nelle condizioni di vita o di morte, quando vi hanno messo con le spalle al muro, quando non potete più far altro, cosa emerge dentro di voi? L'ultima furia. E sono le Erinni. Sono due condizioni che sono state dettate da Urano stellato affinché nasca la vita. Una, Afrodite, affinché la vita si espanda continuamente. Due, le Erinni, perché nessuno fermi la vita. Pensate a che visione ha avuto la Grecia antica nel descrivere il sorgere della vita. E se in questo piccolo mollusco, in questo Plaineris, non riuscite a vedere Afrodite, allora significa che avete molta, molta strada da fare prima di iniziare a percorrere un sentiero di stregoneria. Perché esistono delle condizioni anche della ragione per poter percorrere un sentiero di stregoneria. E la condizione prima è vedere se stessi negli oggetti del mondo. Beh, 049 700 700 e 049 700 838. Sì? È Giampaolo. Ciao, dimmi. Ciao Claudio. Stranamente non posso darti torto, anche se di mitologia non ne so niente, perché non ho studiato niente se non per sentito dire a scuola così, però devo dire una cosa. Siccome all'istinto sono aggrappato, te lo dico subito,
Stranamente, per me il Dio è femmina e l'ho dentro, lo sento, non so perché. Vabbè. Non l'ho studiato. È femmina Dio, per me. Perché sono attratto dal circostante, che è inspiegabile, però mi attrae, basta. Perfetto. Non ho altro da dire, ok. Non ho le capacità di dire altro. Va bene. Grazie. Ciao Gianpaolo, ciao. Ciao. Oh là là, che roba. Ma io. Aspetta un attimo. E là là. Pronto? Sì, dimmi. Ok. Niente, io qua vedo, ho fatto un pensiero, no? Quando c'era che ha fatto quella querelle sul crocifisso, ti ricordi tutto tempo fa, nelle aule, tirarlo via. Sì, è stato fatto da una signora di Abano Terme, sì. Lo capisco, sì. Dopo, te sai che quando si inizia delle cose, per annullarle, no? Beh. Demonizzarle, bisogna farle, che venga fuori, farle come... Fargli da cattive. Sì, come un gruffo, no? Fai ancora il pus, Dio. E adesso se sistema la cosa, e tu capisci, secondo me è una mia concezione, sì. Così, abbastanza ridicola. No, ma c'è stato già Abel Smith, no? Che ha preso il crocifisso e ha buttato dalla finestra. In realtà quell'atto era giustificato, nel senso che Abel Smith diceva il crocifisso mi offende e io lo butto via. Invece quello di questi ragazzi non ha nessuna giustificazione, è una porcata e basta, insomma. Tre sbandati che hanno già fatto del male ad altre persone, oltretutto, esatto, capisci? Sì. E secondo me andavano fermati quando facevano del male alle persone. Tre che ha quasi rovinato, diciamo, un discorso che se poteva andare avanti. No, ma non hanno rovinato niente, per il discorso va avanti lo stesso, avanti, capisci? Lo sì, ma il problema appunto è un altro, cioè sta crescendo questa generazione di ragazzi, che poi c'è sempre stata, insomma, no? Sì. Che comunque quando metti l'accento, quando sottolinei, ti chiedi che razza di futuro abbiamo, insomma. Appunto, sì. Te domandi proprio. No. Scapo, dico, anche a me ho 50 passa anni, dico, beh, non dico, per fortuna, perché faccio ancora ora, avere, non sa mai, insomma, sì. La vita, certo. Però ti dici, è veramente una grigia, più che grigia, grigia. Fumo di Londra. Adesso qua vedo sempre qua, nelle giornate oggi, del Corriere, sempre sull'articolo che si vede, il 25 luglio, e dice che te parlai prima del... Dunque, il giovane è stato denunciato dai carabinieri con altri due compagni maggiorenni per offesa alla religione di Stato, tramite vilipendio e di cose e danneggiamento. Ah, ecco, c'è anche sul Corriere. Sì. Allora, l'informazione che avevo era giusta. Dal Corriere anche il Gazzettino. No, il Gazzettino parla. E Repubblica niente. No. Non c'è neanche un rigo proprio. Vabbè, ieri c'era quello di Repubblica, perché l'ho detto io. Sì. Sì, quello che io ho letto prima era della Repubblica. Oggi no, era ieri. Ieri? Sì. Ieri non... Era di ieri. Non l'ho preso. No, la cosa grave è che questi giornalisti aggrediscono la società civile, che poi lo facciano per superficialità, no? O per dare per scontate delle cose, stanno facendo del danno del terrorismo. E dopo, vabbè, questo è un altro discorso, cioè questo il danno per terrorismo è quello che subiamo. Poi l'intenzione è altra, però sta di fatto che ci sono già dei sindaci che dicono c'è la religione di Stato, allora, cioè, capisci? È questo che qualche paese dice allora c'è la religione di Stato, cioè, sono informazioni false, tendenziose, finalizzate a destabilizzare le istituzioni. Esatto, cioè si continua questa cosa qua. Il sindaco continua, è la religione di Stato, si fissa questa, no? Di questa idea, no? Sì. Di Stato,
nella popolazione, nella massa, nella gente. E... anche perché ti dico, l'idea dove i giorni è stata, l'idea che ancora nel codice 5-6 anni fa, credo, no? Sì. Dopo è stata rimossa proprio dalla Corte Costituzionale. Sì. Per cui nel ricordo infantile è ancora un'idea viva. Per cui si fa presto al sindaco che ha 50 anni a richiamare l'idea che ha avuto dal punto di vista infantile, capito? Cioè anziché ribadire continuamente che quella cosa è morta, gli si richiama l'idea, capisci? E lui la tiene ancora viva. C'è un'operazione mentale che è criminale, c'è veramente una disinformazione criminale. Non ci sono avvocati, diciamo. Sì, ma non fanno niente perché. Va bene. Perché nessuno può fare niente perché là è un'affermazione di un giornalista che lascia il tempo che trova, capisci? Cioè io ho ripreso la registrazione, l'ho messa sulla pagina web di nototerrorismo.html in Stragonaria Pagana e ho lasciato la registrazione a futura memoria, insomma. Fatto bene, cioè, perché non è possibile sta cosa. Sì. Cioè io mi trovo a dover combattere per delle cose che sono ovvie, che sono la palissina che tutti dovrebbero sapere, capisci? Sì. E io mi trovo a scontrarmi con dei sindaci, con delle, che hanno delle idee preconcette. Sì. E loro però mi impongono la loro autorità. Esatto. Cioè, quando io discuto con un carabiniere o con un poliziotto. Se la cosa è pacifica, cioè siamo due cittadini che discutono una cosa, ma quando lo discuto per questioni istituzionali sì. E lui mi contesta le cose che sono false, capisci che lui è un uomo armato, sì. Cioè lui fa un atto cattivo, cioè un atto che si può definire quasi di eversione, e questo le persone non riescono a capirlo. Va bene Ivano, ti ringrazio e chiudo qui la trasmissione, ci sentiamo stasera, ciao bello, ciao. Eccolo qua, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per le ore 19. Le ore 19 chiaramente continueremo i discorsi che abbiamo iniziato, andrò avanti con questi testi perché li porterò un po' avanti, insomma, senza, visto che non c'è Francesco, andrò avanti con questi testi sparsi, diciamo, magari legandoli a qualche notizia se riesco a trovarne. E niente, gli altri lavori vi ricordo, andate su internet, li trovate, li potete scaricare. Il tempo che ho per radio è questo e più di questo chiaramente non si può fare. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per le ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.